Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petru o Igor il Tanque e questo è il nuovissimo video che faccio anche questa volta su Amateur Surgeon 4. Se non avete visto il video precedente, fatelo prima di vedere questo, in modo che abbiate un'idea di tutta la storia. A few moments later. E ora che l'avete guardato, sigla! Eccoci qua, ricominciamo da dove abbiamo lasciato l'altra volta. Schiacciamo l'omino col punto di domanda e vediamo cosa accade. Chi abbiamo qui? Cleopatra, sei tu? Beh, iniziamo l'operazione. Ah, un dialogo. Ok, quel diamante, mettilo nella macchina, il diamante dell'altra volta. Quale macchina e perché? Lo vedrai, questo posto è pieno di attrezzature straordinarie. Anche se era un mostruoso pazzoide, Umbro. Lasciamo perdere, non ha importanza, niente ha importanza per questo losco. Come vuoi tu, voce misteriosa? No, regà, ma questa è la pozione polisucco che usiamo per guarire le persone, quella melmosa. Vediamo cosa esce. Cleopatra. Cosa c'era in quel diamante? Bontà divina, sono un po' arrugginito sull'antico Egitto, ma... Cosa vuoi, barbone? Credo che abbia detto questo, no? Puntini, puntini, puntini. È morta. È morta. Scusate, non ha i piedi. Cammina direttamente con la gonna insanguinata. Credo che sia necessario procedere con un'operazione. Credo anch'io, sai com'è? Allora, iniziamo. Sono tutto elettrizzato. Allora, il suo curriculum. A quanto pare si tratta di un'autentica imbalsamatrice egizia. Sembra che gli egizi siano propensi a fare pratica su se stessi. Imbecilli. Probabilmente mi aspettano nuove affascinanti scoperte. Gli obiettivi. Rimuovi le bende in eccesso, aspira i liquidi superflui. Detto così è bruttissimo. Estrai tutti i cimeli inaspettati. Avvia. Allora, devo tagliare lungo le linee tratteggiate arancioni. Con la rotella taglia pizza. Benissimo, tagliamo. Tac. Dall'altra parte. Tolgo le bende. Via, via, via e via. Scostumata! Ci sono dei bambini che guardano! Bruciamoli all'ombelico. Schifosa ancora. Questo è quello che ti sei meritata. Ora ti brucio le ferite, va. La 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 la. Slime per mettere a posto. La cosa più corretta. Ora la aprirò, esatto, apriamola. Ma cosa c'ha? L'altro aveva dentro un carrello sollevatore. Questa c'ha i polmoni imbalsamati. Ora tagliamo, va. In ogni caso, sono un chirurgo semplice. Vedo delle linee tratteggiate. Taglio tutto con la rotella taglia pizza. Va bene, togliamo le bende. Ma cos'è quello? Lo vedete anche voi, il dash, quello per i piatti? Se di dash si tratta. In ogni caso aspiriamolo per toglierlo, va? Perché non vorrei che gli rimanga nei polmoni. Liquidi nei polmoni? Puoi morire. Chiudiamo. Infuochiamo. Mettiamo a posto. Riapriamo. Più in alto. No. Che imbecille. Questa si è fasciata il cuore. Via, via, via. Togliamo tutto, togliamo tutto, togliamo tutto. Tac. Via le bende, via le bende. Ragazzi, inizio a credere che quello non sia Dash, ma sia Angelo Azzurro. E questa tizia, questa egiziana, si sia ubriacata così tanto che gli sia arrivato l'alcol pure nel cuore. Let's go! Ok, ha dei tagli nel cuore. Qualcosa mi dice che in realtà è morta questa ragazza e noi ancora non lo sappiamo. Beh, in effetti è uscita da un diamante. Mettiamo a posto, slime. Ah, dobbiamo aprire il cuore! Questa donna è fantastica, questa donna è fantastica. Ma cos'ha dentro? Guardate! Ha un misto tra un limone e un orologio. Ha un limonogio. Andiamo avanti, sono incredibili. Va bene, togliamo il limonogio. Via. Ora, aspiriamo ancora l'angelo azzurro. È arrivato dentro al cuore. Avete presente quando vi volete ubriacare, ma magari siete a stomaco pieno, allora dovete bere tanto per ubriacarvi? Lei cosa fa direttamente? Se lo inietta nel cuore, papam! E prima non è svenuta perché è morta, perché è in coma etilico questa donnaccia. Andiamo avanti. Chiudiamo il cuore. Vorrei un po' lasciarlo aperto, però vabbè, dobbiamo chiuderlo. Chiuso. Ora chiudiamo la ferita fuori. Fuoco e fiamme e slime. Successo. Successo. Ho vinto di nuovo, sono un master chef. Master Surgeon. Surgeon, come cavolo si dice? Dialogo, come si sente? Allora, le ho aperto il cuore, io penso che stia una meraviglia. Mi sento, voi dite così? Amo pure parla italiano. Cioè, con l'altro
L'ho fatto bello. Con questa le ho messo un vocabolario nel cervello. Fantastico. Sono un chirurgo eccezionale. Va bene, ma sono confusa. Mi chiamo Barbara. Barbara Hotep. Hip Hop. Olé. Tricky Frau. La macchina che ho appena usato si chiama Rigeneratore. Essa raccoglie campioni di DNA degli esemplari più promettenti insoliti attraverso il tempo e lo spazio. Mica male sta macchinetta. Vuol dire che ho appena riportato in vita questa giovane donna? Beh, se del tempo di Cleopatra non è così giovane. In un certo senso sì, usa il potere compresso dei diamanti perfetti per... Beh, ti basti sapere questo. Entra il diamante, esce il partner. Funzionasse così anche nella verità, gli uomini ricchi avrebbero milioni di partner. Oh, aspetta, ma forse funziona così nella verità. Certo, mi piacerebbe imparare da un vero imbalsamatore egiziano. Che macchina straordinaria. Così ansioso di imparare, mi fa piacere. Lascia che ti mostri un altro dei tesori che si trovano qui. Ah, finisce così. Cos'è sta roba? C'è ancora la pozione polisucco. Schiacciamoci sopra. Ah, ma è ronco! Ah no, è solo Barbara. 3 stelle. 3 stelle. Di nuovo. Sono fenomenale. Però 480 euro. L'altra volta erano 487. Vi ricordate? Sono povero adesso. Sono povero. Allora, siamo arrivati qua, vediamo un po' che accade, sblocchiamo di nuovo il prossimo livello e ci dice che c'è una nuova missione per te, controlla le tue missioni, vai a raccogliere la ricompensa. Ricompensa? Allora non sono povero. 200 euro, ricevi, sono tornato ricco. Adesso posso avere i diamanti e di conseguenza le partner. Beh, il video finisce qua. Sì, finisce qua. Allora ragazzuoli, mi ha fatto davvero piacere giocare di nuovo su questo spumeggiante stupidissimo gioco. La serie Giochi Bizzarri tornerà a breve con altre strampalatissime puntate, altre strampalatissime cose. Grazie della visualizzazione, grazie del mi piace e grazie per l'iscrizione perché so che mi volete sostenere. Se non avete visto i video precedenti, ve li metto qui. Qua sopra metto il video precedente di Amateur Surgeon e qua sotto metto un altro video che ho fatto di recente che spero vi piaccia. Il video si conclude qui del tutto. Una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.